Siamo qui stasera per una partita importante perché la Sampdoria arriva dalla Serie A. Secondo voi quale potrebbe essere l'esito di questa partita? Dal mio punto di vista l'importante è vincere. Penso un 2-1 per noi. 1-0 per il Como. 1-0, solo 1-0. A me basta. E se invece ti dovessi chiedere un pronostico o su chi potrebbe segnare un gol? Secondo me Chaia, molto forte. E invece secondo te doppietta di chi? Patrick Cutrone. Cutrone, riconfermo. Esatto. Nel caso di vittoria cosa succede? Sì, si torna a casa felici e si parla della vittoria fino alla prossima partita di solito. Allora mi fate un augurio insieme per la vittoria del Como? Forza Como! Negli ultimi 6 anni ho visto che Como è cresciuto molto. E da Serie C è andato Serie B e sta facendo bene ogni anno. I think the atmosphere here is cracking and I think the curve is something that everybody should experience at least once in their lifetime. Finita 1-0, non tutti erano positivi sull'esito di questa partita. Io ci credevo, sì, l'ho detto loro prima e... Comunque la Samp è una grande squadra, poi appena retrocessa... E purtroppo non ho fatto io tipo Como. Ci ha provato, però alla fine si è visto per gli avversari. Chi ha avuto il risultato. Chi ha spaccato di più. Io sono fan numero uno di Ioannou. Ioannou è stato bravissimo. Sì, anch'io. Sì, sì. Kone invece secondo me è il migliore perché va su ogni pallone e poi imposta lui l'azione. Kone, Iovine, tutti i tifosi hanno spinto tantissimo. E i tifosi. È possibile vederlo in Serie A in futuro? Questo non lo so. Cioè, primi... Noi ce lo auguriamo. Speriamo, dai. Secondo me quest'anno i playoff sono... la nostra portata. Siamo! Tutti uniti, Como! Sempre! Forza ragazzi, forza! Sempre così! Ti seguirò ovunque tu andrai, ti sosterrò perché ti amo, sai, che vinca o che perda, puoi star sicuro che prendo la sciarpa e go da te. Como le, strippo per te, Como le, mi hai preso il cuore.